Eccoci con Fabio Nardone, coach della Serra Margherita. Allora, un'altra settimana tranquilla, penso, immagino, anche perché la squadra è riuscita a vincere fuori casa contro la formazione romana. Allora, in primis un punto sulla match del turno precedente, tranquillo, anche se comunque penso che qualcosa sia sofferto. Ah, sicuramente la Samme è una squadra in casa molto temibile, infatti è battuta anche Contigliano. Devo dire la verità che tenere una squadra come la Samme a 50 punti è sempre il risultato del lavoro durante la settimana impiantato sulla difesa. Solo che a differenza di prima, nelle ultime giornate stiamo superando anche i 70 punti a livello di attacco, che ci stiamo lavorando un po' di più, la squadra si è sciolta, inizia a correre un po' di più e devo dire da questo punto di vista sono contento. Ho recuperato un giocatore come De Andreis, che è un giocatore fondamentale per il cambio di ritmo. Adesso lo vedo un po' più maturo e più presente e sicuramente adesso avrà grossa fiducia dal coach. Questa Samba Roma, l'hai detto, squadra temibile, ma comunque è stata battuta lo stesso dal Serra Pagheta, quindi qualcosa al di sotto ce l'ha, insomma. Ah, certo, è normale che poi ci sono sempre i demeriti e viceversa. Loro è una squadra che pilotano il gioco sul tiro da tre punti, quindi era importante mettere pressione su questo fondamentale e poi prendere i rimbalzi. Siamo riusciti a farla alla lunga e insomma, il risultato ci ha dato ragione. Settimana, adesso siamo a martedì, settimana come si prospetta in previsione di questo prossimo match? Condizioni generali della squadra, chiaramente, in previsione di questa gara? Abbiamo Andres infortunato la caviglia, si discalca la costola, quindi non si prevede una grossa settimana a livello di intensità, però quando saremo al completo, spero almeno giovedì, sicuramente faremo degli allenamenti come al solito per preparare la prossima partita. Sicuramente sempre amichevole a Scauri, credo, no? Ah no, questa settimana proprio perché abbiamo infortuni, faccio allenamento mercoledì pomeriggio e ogni tanto faccio un mercoledì lo dedico al lavoro dei fondamentali, lavorando sulle carenze individuali. Ogni 2 settimane faccio lavoro specifico per il miglioramento individuale dei giocatori. Quindi immagino che tutta la squadra per domenica prossima sarà pronta? Ma questi ormai sono sempre pronti, perché penso che abbiano acquisito la mentalità vincente che ho cercato di trasmettergli. Poi è chiaro che ogni partita si deve giocare come se fosse l'ultima, però penso che questi ragazzi stanno facendo un grande campionato molto dignitoso e stanno onorando sicuramente la maglia di Caina. Dignitoso significa in questo momento playoff? Certo, sicuramente, però vedendo l'accumulo di squadre purtroppo un passo falso può pregiudicare un'intera stagione, quindi bisogna stare attenti e fare per tutti. Parliamo di questo Virtus Valmontone. Beh, è l'unica squadra che è andata a vincere, una delle due che è andata a vincere Orvieto, quindi sicuramente è una squadra temibile. Noi siamo riusciti a vincere lì in casa loro, una partita durissima fino all'ultimo secondo, hanno 4-5 giocatori abbastanza buoni. Come al solito guardiamo sempre dentro casa nostra, perché se i miei si allenano bene e giocano bene, io come coach sono più tranquillo. Fra poco devi pensare alla Coppa Italia. Sì, quando sarà ci penseremo, adesso voglio stare concentrato sul campionato e su queste altre 2 partite prima della sosta. D'accordo, allora in bocca al lupo per domenica, speriamo insomma che sia una grande gara. Bene, grazie, arrivederci.